San Francisco, 25 aprile 1945. Nelle loro borse i rappresentanti di 50 paesi convenuti nella città americana portavano le speranze dei popoli, i sogni dei filosofi. Due mesi dopo, il 26 giugno, nei giorni finali dell'immane conflitto, i delegati firmavano la Carta delle Nazioni Unite, il cui solenne preambolo, dettato da un'amara esperienza, suona così. Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza. Sono passati da allora quasi 30 anni. Gli stati dell'ONU sono diventati 135. Tutte le razze, i popoli, le nazioni vi sono rappresentati. Ma come funziona il complesso meccanismo delle Nazioni Unite? Il suo cuore è rappresentato dall'Assemblea Generale, che si riunisce ordinariamente una volta all'anno a New York. Intorno ad esso il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Tutela, la Corte Internazionale di Giustizia, il Segretariato.